Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Telestense. Gli agenti della squadra volante di Ferrara hanno arrestato un uomo con già una condanna per violenza sessuale aggravata e altri reati contro la libertà individuale. L'uomo si trovava alloggiato in un hotel del Ferrarese ed è stato rintracciato grazie ad un sistema che analizza in modo automatico i dati degli ospiti inseriti dai gestori delle strutture alberghiere. Arrivati sul posto, gli agenti hanno portato l'uomo in questura a Ferrara per ulteriori accertamenti e poi l'hanno accompagnato in carcere a Ferrara, dove dovrà scontare una pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione. Ora parliamo dei saldi. È già passato un mese dall'apertura ufficiale delle svendite, si fanno già i primi timidi bilanci. Per Ascom Confcommercio le vendite rispetto allo scorso anno sono all'insegna tutto sommato della stabilità. Vediamo. Primo mese di saldi all'insegna della stabilità è il bilancio dell'indagine congiunturale condotta da Confcommercio Emilia-Romagna attraverso il centro studi ISCOM Group, monitoraggio realizzato su un significativo panel di imprese commerciali della regione, composto da punti di vendita di beni per la persona, in particolare abbigliamento e calzature. L'indagine avrebbe evidenziato che per il 18% degli operatori le vendite sarebbero in aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, mentre il 52% ha rilevato una sostanziale stabilità. Il buon flusso turistico, anche internazionale, avrebbe parzialmente compensato, specialmente nelle città d'arte e nelle località della costa, le conseguenze negative di un'inflazione quasi a due cifre e di un diffuso clima di incertezza, spiega una nota di Confcommercio e Federmoda, favorita la vendita di capi tipicamente estivi, dalle t-shirt ai costumi, ai bermuda nell'abbigliamento, ai sandali nelle calzature, il valore della spesa media pro capite si attesterebbe attorno agli 88 euro. La grande maggioranza degli operatori, il 75%, avrebbe sottolineato la necessità di posticipare la data di inizio saldi estivi di almeno un mese. Torniamo a parlare di lavoro e torniamo a parlare di Celanese che cederà gli impianti ferraresi ad una società per azioni di Parma. I sindacati chiedono garanzie occupazionali per i dipendenti. Vediamo. Celanese, multinazionale che opera nel settore chimico e dei materiali speciali, ha firmato un accordo con Taroplast SPA per la vendita degli impianti di produzione del copoliestere all'interno del petrolchimico in via Donegani a Ferrara, acquisiti nel 2016 dal gruppo Softer. La chiusura dell'operazione è prevista verso fine anno. Anche alcuni settori della linea di compounding dello stabilimento celanese di Forlì saranno inclusi in questo trasferimento. Celanese Ferrara quindi passa sotto Taroplast, con sede a Soragna nel Parmense. Si tratterebbe di un'azienda leader nella produzione di compound plastici. Immediata la replica della Federazione dei Chimici dei Sindacati. Ci è stato riferito che le norme antitrust a livello europeo sulle posizioni dominanti di mercato hanno di fatto imposto questa scelta di Celanese, scrivono CGIL e CISL e UIL, i quali ritengono che Taroplast sarebbe un'azienda solida, nata nel 1979. L'operazione potrebbe rivelarsi industrialmente interessante per i sindacati, i quali si danno l'obiettivo di ricercare da subito le condizioni per garantire la continuità produttiva ed occupazionale nel sito ferrarese. Previsto un incontro con le sigle sindacali il 24 agosto per conoscere la nuova proprietà e le prospettive industriali dell'operazione. Incidente stradale mortale ieri mattina attorno alle 11 a Porto Ferrara, dove una donna di 50 anni di origine romena, residente a Voghera, ha perso la vita nel corso appunto di questo incidente. In via Portoni Bandissolo, una strada sterrata tra Porto Maggiore ed Argenta, la vittima si trovava a bordo di una Fiat 600 con la cognata di 55 anni. Per cause in corso di accertamento l'auto sarebbe uscita di strada finendo capottata nel canale di irrigazione attiguo alla strada. L'autista è riuscita ad uscire dal veicolo mentre la passeggera sarebbe deceduta secondo i carabinieri per annegamento.
La cognata è stata trasportata con ferite di media gravità all'ospedale di Cona. Intervenuti i 118, i vigili del fuoco, i militari che dovranno ora ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Ora un'altra vicenda di cronaca: scippa la borsa a una donna in bicicletta, ma viene fermato da un poliziotto, un assistente capo della questura di Ferrara che si trovava nelle vicinanze. E quanto successo a Poggio Renatico in via Segadizzo il 2 agosto, la donna uscita illesa dall'accaduto ha chiesto aiuto, è intervenuto l'uomo che ha bloccato lo scippatore. Aiutato da una pattuglia dei carabinieri della stazione di Poggio Renatico, l'arresto convalidato ad un 34enne residente a Bertinoro in provincia di Forlì-Cesena è stata comminata la misura dell'obbligo di dimora. Ora il bollettino del Covid, ancora più nuovi guariti rispetto ai nuovi positivi, quindi ai nuovi contagi. A livello regionale la pressione starebbe anche lentamente scendendo. Vediamo. Sono 290 i nuovi positivi nel ferrarese e 471 i nuovi guariti in un solo giorno e per la seconda giornata consecutiva i casi attivi così diminuiscono. Si registra però ancora un decesso di una persona affetta da Covid, un portuense di 84 anni. Sul territorio estense intanto si registrano 41 posti Covid occupati a Cona, 49 al Delta e 15 a 100. L'aggiornamento in Emilia-Romagna registra oltre 3.200 nuovi casi e più di 5.500 nuovi guariti, un trend simile a quello ferrarese. A livello regionale però sono 15 nuovi decessi e sempre in Emilia-Romagna diminuiscono i ricoveri nelle terapie intensive e anche quelli nei reparti ordinari Covid. L'azienda USL di Ferrara potenzia i servizi alla Casa della Salute di Bondeno per sviluppare un nuovo modello di cura per la comunità, come previsto dal PNRR. In questo contesto è stata implementata l'attività di psicologia clinica territoriale in linea con la riorganizzazione aziendale che vede la figura dello psicologo come un ruolo sempre più importante e cruciale nella casa della comunità. È stata quindi incrementata la presenza degli psicologi di Spazio Giovani di 2 unità a disposizione della Casa della Salute di Bondeno il giovedì dalle ore 14 alle ore 18 e il venerdì dalle ore 14 alle 17 per offrire supporto psicologico gratuito a giovani e adolescenti dai 14 ai 24 anni. Non è l'unica attività implementata alla Casa della Salute Fratelli Borselli. Nel potenziamento dell'offerta dei servizi territoriali è iniziato anche il percorso di accoglienza e presa in carico delle gravidanze a basso rischio. Ora parliamo del caldo, il caldo che per il CNR è il più bollente di sempre, con quasi 1 grado in più di media e metà precipitazioni in meno. Sentiamo. Il 2022 si classificherebbe come l'anno più caldo di sempre. Questo almeno secondo Coldiretti, che rileva una temperatura superiore di più 0,98 gradi rispetto alla media storica, ma con precipitazioni praticamente dimezzate lungo la penisola con un calo del 45%. E quanto emerge dall'analisi dell'associazione relativa ai primi 7 mesi dell'anno sui dati ISAC CNR, che effettua rilevazioni in Italia dal 1800. L'anomalia climatica più evidente quest'anno si è avuta in estate, con il mese di giugno che ha fatto registrare una temperatura media superiore di ben più 2,88 gradi rispetto alla media sui valori vicini al massimo registrato nel 2003, mentre nel mese di luglio la colonnina è stata più alta di più 2,26 gradi in media, inferiore solo al 2005. Siamo di fronte, spiega la Coldiretti, a un impatto devastante della siccità e delle alte temperature, con danni all'agricoltura che supererebbero i 6 miliardi di euro a livello italiano, pari al 10% della produzione nazionale.
E parliamo del grande fiume, se così possiamo chiamarlo ancora, il Po, per parlare però di musica, recital, conversazioni, proiezioni cinematografiche, musica dal vivo e attenzione alle eccellenze del territorio, concerti di artisti del calibro di Max Gazzè, Noemi e tante iniziative che, per ricordare lo scrittore Gianni Celati. Sono questi gli ingredienti di Scorre il Festival, un programma di eventi che si svolgerà, come dicevamo, sulle rive del Po dal 26 agosto all'11 di settembre, nel Ferrarese, nei comuni di Bondeno e Mesola, ma anche a Sissa Tre Casali nel Parmense e a Boretto a Reggio. La rassegna nel Ferrarese partirà il 1 settembre a Mesola con il concerto dell'Orchestra Giovanile Toscanini. Tra gli spettacoli a Bondeno il 2 settembre sarà la volta di Giacobazzi, mentre domenica 4 concerto all'Alba alla Rocca Possente di Stellata, mentre alla sera in Piazza Garibaldi a Bondeno ci sarà il concerto gratuito di Noemi, rassegna realizzata con il contributo dell'assessorato alla regione paesaggio dell'Emilia Romagna. Sentiamo. È una bellissima manifestazione con artisti molto importanti come Noemi, come i Nomadi, e Giacobassi, ma è molto importante questa iniziativa perché crea sensibilità verso questa straordinaria risorsa naturale e economica che è il Po. Il Po è un lunghissimo parco naturale che sempre più vogliamo percorribile a piedi, in bicicletta, con le barche, però è anche un fiume in grande difficoltà per la siccità ed è la difficoltà che poi si ripercuote anche su tutti i comuni per quanto riguarda noi della riva destra. Dunque una grande manifestazione culturale che accende l'attenzione su una grande risorsa naturale che vogliamo sempre più centrale nel futuro della pianificazione della regione. Ora la Spal, stasera alle 21 inizia ufficialmente la stagione. Sfida contro l'Empoli nei 32esimi di Coppa Italia, una partita che si giocherà ovviamente in Toscana, ad Empoli contro una squadra di Serie A per i biancoazzurri. Si inizia quindi subito a fare sul serio una settimana dal debutto, poi in Serie B. Indisponibili Thiam e Varnier, possibile una Spal con il trio offensivo molto atteso, Mancosu, Mancini e Lamantia. Dopo la serie di amichevoli che ha detto poco per l'inconsistenza degli avversari o per le tante assenze, finalmente arriva un test destinato a fornire le prime indicazioni in grado di iniziare a far chiarezza sul potenziale della Spal 2022-2023 e anche sul lavoro di Mister Venturato, allenatore che oggi che scusate, in queste ore ha parlato in conferenza. Sentiamo. Credo che sia stato fatto un lavoro importante, abbiamo cercato di costruire la base sul quale poi continuare a incrementare di settimana in settimana un certo tipo di percorso che credo abbiamo intrapreso in modo positivo nell'atteggiamento, nella volontà, nella capacità di interpretare le situazioni. È chiaro che dopo molto dipenderà da quanto riusciamo poi a trasferire in campo e questo è un test sicuramente importante perché è un test con una squadra di Serie A che ha dei valori importanti ed è una partita ufficiale dove il risultato comunque è assolutamente determinante sia per l'Empoli che per la Spal. L'Empoli è una squadra che da tanti anni si contraddistingue proprio per la capacità di fare un certo tipo di calcio, di avere un certo tipo di atteggiamento in campo e credo che non varierà quest'anno. Ha cambiato allenatore rispetto allo scorso campionato, però credo che le idee e le finalità con le quali affrontano le partite rimangono le stesse, che è quella di provare a giocare a un certo tipo di calcio, di avere un certo tipo di atteggiamento e di cercare di vincere giocando. Quindi ci troveremo di fronte sicuramente a una squadra che ha valori tecnici, individuali, che ha anche sicuramente acquisito un'esperienza sia di società che di giocatori importanti, perché da qualche anno ci sono molti giocatori che sono all'interno della rosa, quindi hanno un'identità importante.
e sarà sicuramente un test molto difficile, dovremo cercare di affrontare con grande attenzione, ma cercando di giocarcela. Sicuramente impostare con un po' più di tempo, quest'anno non si è avuto tantissimo tempo perché abitualmente i campionati iniziavano alla fine di agosto o i primi giorni di settembre, quindi sicuramente abbiamo avuto un po' più di tempo per cominciare a impostare un certo tipo di lavoro. L'idea sicuramente della società è di costruire un progetto, di costruire una squadra che abbia un'identità poi nel tempo, e questo è sicuramente un aspetto importante. Dopo credo che come sempre nel calcio contano molto anche i risultati che ti permettono poi di continuare e soprattutto di identificarti in questo progetto, però diciamo che alla base sicuramente c'è la voglia di poter provare a costruire qualcosa di importante. Torniamo a parlare di appuntamenti anche sul territorio, come il Tenda Summer School, giorni intensi a Villa Mensa, a Copparo, dove, come sappiamo, vi abbiamo raccontato in questi giorni, si sta tenendo il campus internazionale di arte, recitazione, teatro e cinema. Vediamo allora come sta andando. Buongiorno e bentornati. Oggi è il quinto giorno qui al nostro meraviglioso Tenda Summer School nel comune di Copparo. Noi siamo contentissimi perché i nostri ragazzi stanno legando sempre di più e stanno conoscendo realtà diverse grazie ai ragazzi venuti dall'estero. Inoltre si stanno continuando a formare e si stanno preparando per lo spettacolo finale che sarà questo sabato. Sono qui con Francesco. Sì, ho 18 anni e venuto a Piacenza. Mi potresti descrivere com'è per te il Tenda Summer School? E ad essere sincero non mi aspettavo di trovare così tante cose diverse in un'unica esperienza, perché tra la multietnicità delle persone, anche degli insegnanti, che ognuno va a valorizzare un tipo diverso di teatro e di recitazione, la mia visione del recitare proprio è andare oltre i propri limiti. Quando vai a recitare esci e quindi puoi sia acquisire che perdere le cose che non ti piacciono. Sì, diciamo esci dalla comfort zone, quindi esatto. Scopri quello nuove sì. Personalità, diciamo. Esatto, ti butti in luoghi dove non avresti mai pensato di essere, ed è fantastico secondo me. Sono Joe Gallagher, uno dei docenti per Tenda Summer School, specialità e testi classici, particolarmente Shakespeare. In queste lezioni troviamo insieme un collegamento tra gli archetipi di commedia dell'arte, i personaggi di Shakespeare. Per esempio, il personaggio di Shylock in Il Mercante di Venezia è simile di Pantalone. Abbiamo un collegamento tra il Capitano e possibilmente Otello o Pistola in Enrico IV. E quanti altri? I'm Kondilia. I'm from Greece, from Athens, and I'm here because of a collaboration with my drama school, with Tenda Summer School. And the school gave me a scholarship because of a collaboration with my school, with Tenda Summer School. And that's how I got the opportunity to be here, and I'm glad for that. And I want to thank. I had to describe Tenda Summer School with three words. It would be birds, dances and smiles. E dal quinto giorno del Tenda Summer School oggi è tutto. Vi aspettiamo numerosi domani sera con lo spettacolo dei ragazzi. E prima di chiudere parliamo di una mostra al MES di Ferrara, un viaggio nella festa del Sukkot, che è una delle principali ricorrenze del calendario ebraico, che fa riferimento a un episodio biblico in cui gli ebrei rimasero nel deserto dopo l'uscita dall'Egitto e che celebra la permanenza e la sopravvivenza nel deserto grazie alla provvidenza e la precarietà della vita. A questo evento dal 14 al 5 febbraio sotto lo stesso cielo sarà dedicato appunto una mostra a cura del direttore Amedeo Spagnoletto e Sharon Reichel al Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara, che approfondirà appunto questa festa ebraica delle capanne e le sue molteplici sfaccettature. Chiudiamo qua il nostro TV giornale, grazie di essere stati con noi, arrivederci.